Ti dice per raccontare e lo rivendico. Allora dice: Rimini, metà del turismo balneare, oltre al mare e alla discoteca, non sono suore ursuline, no? Nella città ci sono molte cose belle da vedere, a pochi chilometri di distanza dalla costa si ritrovano i tesori di arte, sì, è vero, però il problema è che devono anche illuminare i musei. Ottima cucina e tanta storia, città che diede i natali al grande Federico Fellini, vero, però secondo me il museo andava fatto meglio. Stava molte volte protagonista, il suo territorio suddiviso in zone ben distinte, sì, ma il Fulgor, no, come si chiama? Comunque c'era un enorme anfiteatro sulla spiaggia che i riminesi hanno abbattuto dopo la guerra. Dopo ve lo scrivo in descrizione. Il centro storico con i suoi monumenti romani e rinascimentali, sì, ma hanno tolto i parcheggi, quindi monumenti, cioè se tu togli il parcheggio la gente non può andare al monumento, perché tu il parcheggio l'hai tolto. La zona marina con la lunga, ma querelatemi, dai, con la lunga ricca di negozi. Pensate se mi querelano un riminese, uno di loro, uno che parla come loro, uno che ha massimo rispetto degli altri, delle persone, capito? È una città che ha una grande tradizione culturale legata a un mondo progressista, che però, ripeto, ha rinnegato se stesso. Quando tu fai vedere i murales con le oggettine, ma per favore, dai, non di cosa stiamo parlando. E poi comunque sia, io mi sento riminese ante litteram, come diceva Marcello Mastroianni lì, il cantante, no, il giornalista. Siamo disillusi, siamo stufi, siamo dei riminesi stufi, disillusi, annoiati, siamo stufi del perbenismo, del moralismo, siamo sazi della Romagna è falsa, i romagnoli sono dei bugiardi, e questa cosa purtroppo la gente l'ha capito, la cosa mi sta già annoiando. Però guardo il mare, come dice Leopardi, penso all'infinito e mi rammarico. Mi raccomando, non facciamoci prendere.